può essere l'avvio di un processo di vero federalismo questo caso, qualora dovesse essere riconosciuto che lo Stato ha fatto un'invasione di campo, che il governo ha fatto un'invasione certo, sarebbe una svolta. Già la Corte Costituzionale in altre occasioni aveva preso una posizione, diciamo, impostata in questa maniera. In questo caso, ove la Corte, come noi riteniamo quasi pacifico, si pronuncerà nel senso della incostituzionalità del decreto per aver invaso in questa materia la competenza regionale, sarebbe una svolta significativa verso l'attuazione di un federalismo vero, non soltanto sbandierato a parole. Significa che il governo e il Parlamento devono rispettare le prerogative legislative e amministrative delle regioni. Come è stato notato da più parti, andare alle elezioni, in questo caso nell'ambito della provincia di Roma, senza la presenza di una lista di un partito molto importante è un problema ed è una, come dire, un piccolo vulnus alla democrazia. Però come ne usciamo? Perché la legge è quella che è e in base a quella legge in questa tornata elettorale sono state escluse centinaia di liste in tutta Italia. Guardi, questo è un caso importante perché la lista è una lista importante, ma di liste escluse ce ne sono tante. E io nella mia esperienza professionale tante volte mi è capitato di occuparmi di questi casi, cioè di liste escluse per non aver rispettato gli orari, perché non erano presenti o perché mancavano le firme e per tante altre ragioni. E allora questa norma non può non essere applicata egualmente a tutti. Oppure si dovrà cambiare la normativa e non so come ritenere, che ne so, che le liste si possono presentare fino a sera o che si possono integrare successivamente al termine con gli elementi mancanti. Tutto si può fare. Fino adesso a questo nessuno ha pensato perché si è ritenuto che proprio per l'importanza, per la delicatezza del procedimento elettorale occorresse mettere delle barriere molto precise, rigide, che assicurano la parità di trattamento a tutti i partiti e a tutte le liste. Anch'io, nel mio cuore, insomma, sono preoccupato per il fatto che si vada alle elezioni qui a Roma senza una lista di quella che rappresenta un partito di quella importanza. Come cittadino democratico sono preoccupato anch'io, ma ritengo però che la legge debba essere applicata a tutti in maniera uguale. I nostri amici del governo vogliono il federalismo, sbandierano il federalismo, però poi quando è il momento di rispettare le autonomie regionali tendono a invaderle con le loro decisioni. Quindi questa materia, cioè il procedimento elettorale regionale, è riservato alla legislazione regionale. Quindi il decreto del governo, secondo il TAR, e a mio giudizio ha perfettamente ragione, non si applica alla Regione Lazio, perché la Regione Lazio ha la sua legge, si può applicare in altre regioni che non hanno la loro legge.